raccontare e raccontarsi, questa volta non con un diario ma con un click, grazie al progetto Fondazioni for Africa. Dei giovani fotografi africani hanno incontrato a Torino studenti italiani. Vediamo il servizio di Alessia Mari. Francis ha 20 anni, tifa Manchester United, adora Cristiano Ronaldo e così ha fotografato il suo sogno, il calcio. Lui è il capitano della nostra squadra. Il Kalongo United è nato perché i ragazzi, dopo il lavoro nei campi, non avevano nulla da fare. Finora abbiamo vinto 7 trofei. La camera oscura di Fotografi Senza Frontiere ha regalato a lui e ai suoi compagni del villaggio di sfollati di Kalongo una speranza dopo 20 anni di guerra civile in Uganda. Charles, 28 anni, i ribelli li ha visti in faccia. Nella mia foto c'è un uomo, ma non si vede la testa, perché è il simbolo di tutte le vittime della guerra, ferite, decapitate. Adesso il fotografo esperto di Kalongo lo chiamano ai matrimoni, spera diventi il suo lavoro. Questi ragazzi 5 anni fa vivevano nella guerra. Dietro queste fotografie bellissime c'è una storia, c'è un vissuto, c'è un portato e un cambiamento incredibile. Un progetto educativo che affianca la ricostruzione in Uganda, finanziata dalle banche di Fondazioni for Africa e coordinata da enti di cooperazione internazionale come CESBI, COPI, AMREF. E a Torino anche i ragazzi di alcune scuole medie e superiori hanno voluto raccontarsi in una mostra. Hanno incontrato i ragazzi di Kalongo, sono rimasti colpiti. Le differenze che ci sono e la semplicità con cui raccontano le loro esperienze, che sono comunque molto tristi e molto profonde comunque. Hanno fotografato i loro nonni, ascoltato racconti di guerra, il ricominciare una vita a Torino con la Fiat. La Fiat, appunto. Siamo a Mirafiori, ma nel quartiere della fabbrica i ragazzi hanno preferito fotografare alberi, giardini, scorci di montagne. Abbiamo fotografato in particolare la natura per far vedere che comunque dappertutto la natura esiste e che anche nelle città urbane viene presentata come un elemento preciso che rimane nel tempo e che non se ne va, come invece potrebbe andarsene la fabbrica.